La regina torna al granillo dopo il turno di squalifica del campo. Delicatissimo il confronto diretto contro un Vicenza reduce dalla vittoriosa trasferta di Parma. Tifoseria Amaranto senza striscioni, lo vedremo tra qualche istante, ecco, nonostante la partita sia da vincere ad ogni costo per credere ancora nella salvezza. E tanti gli applausi per l'ex Callon, uno dei protagonisti della regina la scorsa stagione. Arbitra 30 lanci, subito molto determinata la squadra di Colomba, punizione di Cozza, arriva in corsa e calcia al volo Brevi, ma fuori. Due minuti dopo, all'ottavo, da Cozza invito al gol per Marazzina, tenuto in gioco dal croato Thomas, ma riesce a sbagliare davanti a Taibi. In panchina si scalda Reia, mentre in apparenza più tranquillo Colomba. Prima azione del Vicenza al quindicesimo, Toni in area si libera di forza di Oshadogan, ma Trentalange ferma il gioco per un fallo commesso dall'attaccante che a nostro avviso non c'era. E a soffrire per la regina c'è in panchina anche il presidente Foti. Al 35esimo poi annullato un gol a Vicari, al momento del fine ci sono in fuorigioco Costanzini e Marazzini. Decisione giusta e regina ancora senza una rete nella prima mezz'ora in 12 giornate. Poi Zauli di testa per Callon, che sbaglia però l'aggancio da ottima posizione. Comunque Vicenza migliore nel finale di tempo. Al 42esimo prova di sinistro da fuori area Toni e Taibi in corner. E sul conseguente calcio d'angolo Toni non inquadra la porta. È un buon momento per il Vicenza, ancora un'occasione qui per Callon, ma Taibi si salva con i piedi. Un Callon che ha sentito molto questa partita. E poi è Toni a non saper sfruttare quest'altra ghiotta opportunità prima dell'intervallo. Nella ripresa regina ancora troppo, molto aggressiva, al quarto minuto è Oshadogan a impegnare Taibi, ma 10 minuti dopo ancora Oshadogan aggiusta la mira, ma trova il palo. Sempre più disperata la regina, prova l'affondo anche Cozza, ma lo chiude con tempismo di cara. La partita sembra dunque segnata sul pareggio, ma al 30esimo ha rivisto rinvio corto di Firmani sul corpo di Brevi e gol che sblocca il risultato, esplode il Garillo e pensate, primo gol di Brevi in Serie A. Rivediamo ancora su replay, rinvio proprio sul corpo di Brevi, ci sembra l'azione corretta e la rete che dunque è il gol partita, questo del centrocampista della regina. E poi al 95esimo crollano qui con Di Cara le speranze del Vicenza. Bene.